Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un Get Ready With Me molto autunnale perché vorrei ricreare un look autunnale. Sono in una postazione diversa, molto probabilmente la vedrete spesso soprattutto nei Get Ready With Me, visto che mi è molto comoda, ho qui la mia nuova scrivania, intravedete anche qualcosa della nuova camera e adesso poi vi parlerò bene. Prima cosa inizio legando i capelli che altrimenti qua è un casino. Per quanto riguarda questo look utilizzerò questa palettina nuova di Nars, che è la Dreamy Eyeshadow Palette, che non vi ho ancora fatto vedere in un Get Ready e vi avevo detto che ve l'avrei fatta vedere, quindi eccoci qua. E in più andrò a utilizzare anche questa qui nuova di NYX della collezione In Your Element. Mi hanno inviato la metal e ho anche creato un look su Instagram se vi va andatelo a vedere, perché mi piace tantissimo per dare un bel tocco luminoso al trucco, perché come vedete ce ne sono di tantissime tonalità, quindi vediamo cosa riusciamo a tirar fuori, visto che ancora non ho un'idea ben precisa. Però come sapete io inizio sempre dagli occhi. Vi zoomo un po' così magari riuscite a vedere meglio il trucco. Comincio togliendomi gli occhiali, non vi spaventate. Qui abbiamo anche lo specchietto. Come sapete ho l'extension alle ciglia, quindi le vado un attimo a mettere a posto prima di iniziare. Che anche questo moltissimi mi chiedono: ma come fai a truccarti con l'extension? In realtà infatti da quando le ho non è che mi trucco più di tanto, perché più che altro lo struccaggio è un po' delicato, dovete star là a pulir bene. Però per truccarsi in realtà non è che cambi moltissimo. Quindi inizio subito appunto con gli occhi e vado a stendere un primer su tutta la palpebra. Come vi dicevo prima, vi stavo dicendo, si intravede un pezzo della camera. Vi spiego perché non ho ancora girato il room tour, perché mancavano ancora delle cosette da sistemare. E come vi ho sempre detto, non mi va di farvi vedere le cose a metà, quindi sto aspettando di finire tutte quante le cose, insomma, da fare per poi girarvi questo benedetto video, che non vedo l'ora di girarvi perché sono proprio contentissima di come è venuta. Almeno chiudiamo anche quest'altro cerchio, insomma, visto che mi viene sempre richiesto, però da quel poco che avete visto, insomma, moltissime mi avete scritto che vi piace, quindi non sono spaventata. Allora, intanto inizio con il make-up. Prendo appunto la palettina di Nabla. Comincio con questo colore che si chiama Illusion, con un pennellino da sfumatura. Questo dovrebbe essere un colore perfetto per la rima, per creare l'ombra, vedete? Poi contate che io ho la pelle molto chiara, quindi si vede sicuramente di più. In realtà, appunto, vorrei fare un look autunnale, ma neanche troppo strong, perché solitamente quando qualcuno fa un trucco autunnale o lo fa troppo o lo fa troppo poco, quindi cerchiamo la via di mezzo, ok? Tra l'altro io questa palettina la sto adorando, cioè ultimamente mi trucco solo con questa perché ha appunto questi colori che permettono di fare tutto molto versatile. In più, vabbè, la qualità degli ombretti è spaziale, cioè hanno una sfumabilità pazzesca. E anche la pigmentazione, come potete notare. Dopodiché prendo questo colore che si chiama Signorita, che è questo bello acceso. Infatti ne prendo una puntina perché non l'ho mai usato, quindi non so come si comporta. Lo vado a passare leggermente sopra il colore di prima. E di cosa parliamo? A parte la situazione camera, che appunto per lo più è terminata, adesso la mia prossima avventura sarà poi iniziare il corso di make-up, di cui vi avevo accennato qualche, forse Get Ready With Me fa. Moltissime mi avete chiesto informazioni, ma io non voglio dirvi nulla, non per cattiveria o per qualcosa, ma semplicemente perché vorrei prima provare e poi dirvi come mi trovo, quindi quando la inizierò sicuramente farò dei video dove ne parlo, dove vi racconto un po' la mia esperienza passo per passo, così magari poi l'anno prossimo potrete andare anche voi sentite anche un po' la mia opinione. Quindi diciamo che questa nuova esperienza che dovrò iniziare a gennaio la vivremo un po' insieme. Allora, adesso prendo un pennellino un po' più preciso e prendo questo colore qui, cioccolato, che si chiama Dogma. Vado a intensificare la parte esterna. Voi invece cosa mi raccontate? Cioè, chi ha ricominciato scuola, chi università, chi lavoro. Quindi voi raccontatemi sempre perché sapete che sono molto curiosa. Tra l'altro, piccola parentesi che apro e chiudo perché magari poi me lo chiedete: l'extension alle ciglia io vado a farle da una ragazza Ostia, di cui vi lascio i contatti qua sotto nell'info box, su Instagram specialmente, che magari mi vedete un po' più spesso struccata, così me lo richiedete sempre dove le ho fatte, quindi ve lo dico qui così magari vedo un po' più persone. Mi ci trovo molto bene. Tempo fa
avevo fatto anche un video a riguardo, però non andavo ancora da questa ragazza. Comunque l'esperienza più o meno insomma è quella, quindi se non l'avete visto magari ve lo ritrovo, ve lo metto nella scheda info. Per il resto, ecco, la mia vita non è che ha subito cambiamenti di nessun tipo, sono ancora me, myself and I, nessun altro. Tra l'altro, ecco, una cosa importante che volevo e ci tenevo a dire, e se ancora non l'avete visto, anche di quello lo trovate sul canale, il video che ho fatto della mia perdita di peso, del percorso che ho intrapreso eccetera, è stato accolto benissimo, non me l'aspettavo, ci sono stati pochissimi commenti di persone che non hanno magari capito. Sono contenta anche di essermi spiegata nel migliore dei modi, perché l'ho riguardato più e più volte, però sono, ecco, proprio tanto felice anche solo di aver aiutato qualcuno, perché mi state scrivendo davvero in tante. Comunque intanto vado a mettere il colore Illusion e sporco un po' la palpebra prima di mettere il colore successivo, quindi mi ha fatto davvero strapiacere. Sicuramente, come appunto vi avevo richiesto nel video, farò un get ready più avanti dove risponderò alle domande che mi avete fatto, perché me ne avete lasciate davvero tante. Per ora appunto lascio passare un po', così do tempo a tutti di vedere il video e fare le proprie domande, però già ora ne ho davvero tantissime e già ho cominciato a scriverle proprio. Adesso prendo la palettina Metal di NYX Professional Makeup e andiamo a prendere, sempre se riesco a aprirla, ok, questo colore qui, che purtroppo non so il nome, comunque è questo qui, in basso a sinistra. Secondo me ci sta bene con questo look. Gli andiamo a dare un po' di tridimensionalità, quindi inizio applicando il colore soltanto dall'inizio fino a metà occhio più o meno e poi vediamo, lo picchietto così magari è più intenso. Anche questa palettina mi ha sorpreso moltissimo, perché l'avevo vista, questa collezione in generale, da le youtuber americane che seguo, perché anche lì hanno fatto una campagna, diciamo così, promozionale, insomma, dove hanno preso alcuni volti di queste youtuber associandola ad una palette, e quindi insomma avevo seguito tutta la questione, mi erano piaciute tantissimo. Questa qui ero molto curiosa di provarla, quindi sono stata davvero felicissima di appunto poterla provare. Ha dei colori spettacolari, super scriventi. Non c'è soltanto questa, logicamente c'è anche quella coi toni dell'acqua, della terra, del fuoco, quindi se vi piacciono, se vi interessano, andate a dare un'occhiata in negozio, ci sono pochi pezzi perché è un'edizione abbastanza limitata, però ecco, se vi interessa informatevi meglio. Ora sempre con lo stesso pennello prendo questo colore che è più chiaro e lo metto proprio qui verso l'angolo interno. Ecco, come sapete io i trucchi li vado ad intensificare, a dettagliare un po' di più dopo aver fatto la base, perché preferisco così. Comunque più o meno il trucco c'è. Tra l'altro si avvicina il Natale, mega rullo di tamburi, perché adesso abbiamo passato tutte le feste che ci anticipavano appunto la più importante, sapete che è la mia preferita in assoluto, quindi non vedo l'ora. Aspettatevi anche a voi in mente di fare qualche make up look per appunto sia Natale sia Capodanno, perché vorrei tornare, e scrivetemi anche qua sotto se a voi farebbe piacere, con qualche video più inerenti al make up, perché ci tengo tanto. Cioè, ho notato che ultimamente sto caricando più video haul, più video chiacchierati che video sul make up, quindi è anche per questo che oggi ho voluto fare questo. Ho messo le luci nuove, quindi volevo un po' sfruttarle. Comunque adesso inizio con il viso. Ho già applicato il primer prima, il Professional di Benefit, non ve l'avevo detto, perdono, solito burro cacao. E adesso utilizzo sempre di Benefit questo correttore qui, nella colorazione 2, che è leggermente aranciata e mi va a coprire un po' queste occhiaie, visto che ultimamente non dormo bene e devo capire il motivo. Però non so voi, ma quando cambia così tanto la temperatura, soprattutto, io dormo male. Comunque questo correttore è fighissimo, cioè lasciatemelo dire. Adesso vado su con il fondotinta. Utilizzo solito Fenty Beauty di Rihanna, colorazione 140, questo è il Pro Filter. Tra l'altro a metà novembre dovrebbe uscire il Faux Filter di Huda Beauty, se non mi sbaglio si chiama in questo modo. Avrei voluto prenderlo prima, però sul sito di Harrods costa davvero troppo, perché il fondotinta costa sui 40 euro e la spedizione
spedizioni 20 euro, quindi sinceramente preferisco aspettare una ventina di giorni e prenderlo direttamente in negozio. Però ecco, vorrei provarlo, anche se non ho sentito tantissime recensioni positive, devo essere onesta. Mi piace molto di più questo qui e io infatti lo adoro follemente. Io me lo metto così, pompetto sulla faccia, beauty blender naturalmente umida, e comincio a stenderlo. Non avendo tante imperfezioni sulla pelle, questo fondotinta è perfetto, ma nello stesso tempo è modulabile, quindi se anche voi magari avete qualche problemino potete prenderlo tranquillamente. Anche questo però purtroppo non è ancora disponibile negli store. Tra l'altro, nel mentre che lo vado ad applicare, vi volevo parlare di una notizia. Ha sconvolto molti e sollevato molti, perché c'era un po' questo dubbio nell'aria da qualche mese. Finalmente Chiara Ferragni ha dichiarato apertamente di essere incinta, cosa che io non so se ve l'avevo accennato in qualche blog o su Instagram, non lo so, non mi ricordo. Questo dubbio lo avevo già da un po', quindi sono davvero felicissimissimissima. Non vedo l'ora, come vi ho scritto appunto anche su Instagram, di vedere tutti gli outfit prima man, perché adoro. E altro argomento super chiacchierato di questo periodo, tra l'altro oggi che sto girando questo video è lunedì, quindi stasera ci sarà la puntata, Grande Fratello VIP. Cosa non sta succedendo? Perché davvero con questa storia di Ignazio e Cecilia ormai ogni giorno si può dire ce n'è una. L'altro giorno scandalo perché facevano robe nell'armadio e poi nella suite. E poi non si sa più dove praticamente, perché ogni angolo l'hanno ormai consacrato. E molto spesso mi chiedete cosa ne penso, quindi adesso una volta per tutte ve lo dico: a me non me ne fotte una ceppa, cioè proprio detto sinceramente. Anche perché viva l'amore, viva quello che vi pare, sicuro. Certo, preferirei lo facessero a casa loro una volta usciti. Capisco che c'è una certa urgenza nel professare i propri sentimenti in modo fisico, non so come esprimermi altrimenti, però ecco, insomma, si dovrebbero ricordare un po' più spesso che sono in un programma televisivo, che sono ripresi 24 ore su 24, eccetera. Secondo me, dopo un po' che sono entrati nel loop, no? E ormai stare là dentro è un'abitudine per loro, non se ne rendono più tanto conto, quindi qualcuno, non lo so, dovrebbe magari ricordarglielo. Solo questo, poi per il resto, bacini e cose a parte, ripeto, non è che mi sconfinferi più di tanto questa coppia, ecco, però staremo a vedere. Sono molto curiosa più che altro quando usciranno fuori, come si evolverà la situation. Allora, adesso fatto questo, vado ad applicare il Lock It di Kat Von D. La mia è la tonalità neutral, anche se è un po' troppo neutral, perché io ho un sottotono giallino e questo non ci sta molto. Però vabbè, ormai ho preso questo. Però è super super coperente. Scrivetemi anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa storia, perché sono molto curiosa di sentire tutte le vostre opinioni riguardo, anche se in qualche live che ho fatto su Instagram, tra l'altro appunto, se non mi seguite mi raccomando seguitemi, perché vi dico un sacco di cose, magari vi comunico anche, che ne so, codici sconto eccetera, che magari possono esservi utili, e quindi anche lì mi avete già fatto sapere la vostra, ma diciamolo anche qui. Una volta steso il correttore, adesso vado a fissare soprattutto la parte sotto gli occhi con questa cipria qui di Too Faced, che è la nuova Burn This Way polvere libera. La confezione in realtà io mi ci trovo abbastanza bene, perché è molto salva prodotto, vedete c'ha tipo questo sportelletto, lo aprite e versate la cipria, almeno io faccio così, nel tappino. Poi ce n'è tantissima, quindi vado a fare un leggero bake, non esagero tantissimo. Tra l'altro fatemi sapere nei commenti, perché anche qui una cosa inerente a Instagram, perché l'altro giorno mi avete scritto in tantissime di consigliarvi film e serie tv, e quindi io l'ho fatto, vi ho pubblicato proprio una lista intera di film e serie tv. Se vi fa piacere scrivetemi se vorreste vedere una specie di cosa simile anche qui su YouTube, perché ho notato che siamo molto serie tv addicted, molto nerd, un po' tutte, un po' tutte. Quindi mi farebbe piacere potervi consigliare io qualche serie, qualche film tra i miei preferiti. Stessa cosa voi. Quindi ditemi un po', fatemi sapere qua sotto se siete curiosi, insomma. Intanto io sto andando con la mia solita cipria, questa qui è la Stay Matte della Rimmel, colorazione 001 Transparent. Ormai non ve lo ripeto neanche più perché già la conoscete. Tolgo anche il bake che ho fatto qua sotto.
tutto. Fatto questo, concludo il make up sugli occhi prima di tutto. Quindi riprendo la mia palettina di Nabla, con un pennellino prendo di nuovo Illusion, così mi faccio un po' una base qua sotto, giusto per segnare un po' i confini. E poi io direi che mettiamo anche un po' di Signorita, leggermente soltanto nell'angolo esterno, che poi secondo me ok i colori tipo il marrone, il borgogna eccetera, ma i fucsia per quanto riguarda i periodi autunnali per me sono troppo belli, soprattutto per chi come me ha gli occhi color nocciola tendenti al verde, è perfetto. Quindi un pochino lo sfumo, vado anche un po' giù, leggermente grunge. Poi con un pennellino piccolino preciso invece prendo Immaculate, sempre di Nabla, e lo applico qui, rima inferiore, parte iniziale. Leggermente lo tampono anche sotto il sopracciglio, visto che ha una base bella calda, quindi ci sta. Applico il mascara nella rima inferiore e io utilizzo questo qui, il Miss Manga. Fatto questo faccio le sopracciglia, vi faccio vedere come le sto facendo ultimamente perché ho cambiato metodo. Prima di tutto prendo questa matita ultra slim, proprio sottilissima, di Catrice, colore 010 light. Questa si chiama Slimmatic Ultra Precise, se la trovate fatta così. Con il pettinino che ha, le pettino e poi appunto vado a disegnare il bordo sotto e il bordo sopra. Vedete, parte sotto e poi parte sopra. Così, stessa cosa dall'altra parte. Con questo metodo ci metterete tipo pochissimo a fare le sopracciglia, perché una volta riempiti, no, i contorni, come sto facendo io, dopo col brow pot li andiamo semplicemente a riempire e la cosa è fatta, viene un lavoro più preciso, pulito e più figo. Qui davanti lo allungo un pochino, tanto dopo lo vado a sfumare. Poi prendo il brow pot, questo qui di Mulac, con cui mi sto trovando molto molto bene. Io utilizzo la colorazione Wanna Be Blonde, che è la 02, con il pennellino stesso di Mulac, perché è molto comodo, ha sia la parte per applicare il prodotto sia il pennellino, e lo vado ad applicare prima dalla metà sopracciglia in poi, diciamo in modo pieno, quindi prelevo e applico direttamente senza star tanto a sfumare. E naturalmente poi più mi avvicino verso la parte iniziale e più vado a sfumare il prodotto, perché deve venire un effetto abbastanza definito alla fine e più naturale all'inizio, almeno così è come piace a me. Mentre qui comincio, vedete, sfumando e applicando il prodotto che magari rimane sul pennellino, e se volete potete anche tipo disegnare qualche pelettino all'inizio. Poi ecco, adesso va molto questa cosa di disegnare peletto per peletto le sopracciglia, e io ho trovato un po' questa via di mezzo con cui devo dire mi trovo molto molto bene. Poi prendo la Beauty Blender dalla parte del correttore, del fondotinta, e passo un po' nella parte qua iniziale, e questo è l'effetto che viene fuori, a me sinceramente piace molto. Ultima cosa per quanto riguarda le sopracciglia, con il mascara colorato di NYX le vado a fissare. Ora passiamo al viso, utilizzo sempre la solita palettona, sapete ormai, di Mulac, questa qui dove mi sono messa tutte le cialdine, e anzi ringrazio Mulac tantissimo che mi ha rinviato la mia bellissima terra Morfeo, che sapete si era rotta in mille pezzi, quindi utilizzo questa qui per fare lo sculpting del viso. Poi io applico prima l'illuminante e poi il blush. L'illuminante utilizzo il solito Glowy Bunny, sempre di Mulac. Un pochino naso e arco di cupido, logicamente. Andiamo anche un po' qui sopra. Pennellino da blush e vado a utilizzare Bambi, sempre di Mulac. Non ne uso tantissimo. E io appunto metto prima l'illuminante del blush, così poi quando vado ad applicarlo, vedete, mi va a sfumare anche l'illuminante. Viene un effetto sempre molto glowy, però un po' più sfumato. Ultimo step, utilizziamo qualcosina sulle labbra. Avevo pensato di usare insieme a voi queste qui, che sono le nuove tinte rossetti liquidi di Mesauda Milano. Sono un sacco di colorazioni, come potete notare, quindi sicuramente ci sarà quella che fa al caso nostro. Diciamo che per fare un look totalmente autunnale potrei utilizzare questa qui, la 110 Muffin. Ma sì, dai, optiamo per questo, che è un sacco di tempo che non faccio un look con le labbra belle scure. Dai, questo ci sta tutto. Se
secondo me se questa tinta fosse stata un pelino più scura sarebbe stata ancora meglio, perché vedete da qui sembra molto più scura, non so se ci fate caso. Comunque questo è il look finito, io forse aggiungerei ancora un pochino di illuminante. Io spero tanto vi abbia fatto piacere vedere questi prodotti all'azione, quindi spero tanto vi sia piaciuto, a me piace da morire. Guardate qua che meraviglia, mi piacciono tantissimo questi colori della palette. Bel fondotinta, già lo conosciamo, è fantastico, tinta alla branche. Spero tanto siano piaciuti anche a voi. Lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi, mi raccomando. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!